Buonasera a tutti, ecco qua una nuova puntata di Bellezza e Potere. Siamo all'interno di un posto che già conosciamo, ma con una visione un po' diversa rispetto al solito. Siamo da un artista importante, per me un grande artista, Mamo. Qui nel suo hangar, opere particolarissime, divani eccezionali, e così ci facciamo anche oggi una bellissima chiacchierata con un personaggio molto noto a Perugia che vado subito a salutare. Gino Goti, ciao e buona serata. Buona serata, ciao a te. Ciao Gino, allora grazie per essere presente qui. Noi di fatto abbiamo invitato anche tanti personaggi che rappresentano un pezzo della cultura della città e questo a noi fa molto piacere. Poi tu hai una storia tanto affascinante, conservi la memoria di tutta una serie di eventi che sono avvenuti nella nostra regione. Ma partiamo un po' da te, da te attore anche, con l'idea di diventare magari attore e poi di punto in bianco ti ritrovi a fare tantissime altre cose. Sì, io prima di tutto quando si parla di queste cose mi rifaccio sempre ai miei genitori, perché mio padre era nei carabinieri. I carabinieri una volta si spostavano ogni 5 anni da un paese all'altro e i figli dei carabinieri dopo un mese parlavano il dialetto dove stavano. I miei mi hanno sempre impedito, essendo toscani, d'origine toscana, sono nato in Toscana, a Sinalunga, mi hanno sempre impedito di parlare il dialetto e di mantenere una correttezza nel linguaggio, insomma. No? Quindi si parla in italiano, sì, giusto? Si parlare in italiano. E ci provo anche io ogni tanto. No, io veramente ti ho fatto i complimenti perché nell'ambito televisivo locale sei forse l'unico oppure il più migliore che parla in italiano correttamente. Facciamo del nostro meglio, non ci riusciamo sempre, ma noi ci proviamo. No, va bene. E poi da lì, come è nato l'attore, poi dopo da ragazzo abitavo a Ponte Valle Ceppi e quindi si faceva il teatro nella parrocchia, insomma, no? Io non ho mai azzardato a salire sul palcoscenico. Io mi meravigliavo quando mia sorella saliva su una seggiola per leggere le poesie ai nonni, insomma, no? E allora facevo un po' il regista di queste opere di De Benedetti, insomma, no? Cose popolari, insomma, no? E da lì, quando sono arrivato al liceo, abbiamo fatto Cecoviando e qualcos'altro al San Girolamo, che era uno spettacolo di arte varia dove io recitavo due dialoghi di Cechov. E un monologo sempre di Cechov, mi sembra. Finito lì. Poi ecco, ho fatto la Fonte Maggiore, e abbiamo fatto tutto il teatro in piazza, insomma, no? Beh, però attore e artista nel sangue, perché da subito. Sì, sì, ecco. Poi sono riuscito a vincere la paura, il timor panico, insomma, no? del pubblico. E, bene, dopo questo mi è servito, perché dopo a scuola, pensando al teatro, l'ho forse un po' tralasciata, ho dato l'esame di maturità 2 volte, poi non mi andava bene così. La commissione, ma no, io dico sempre non mi andava bene la commissione, è giusto, allora, preferivo una migliore, insomma, no? E allora uno sceglie una commissione migliore e ripete l'esame, è giusto? La terza come autodidatta sono stato promosso, però nel frattempo non volevo stare a carico dei miei e quindi ho cercato un lavoro. Aprivano la Perugina a San Sisto, ho fatto domanda e sono stato assunto come manovale di 4ª categoria. Quindi ho delle prospettive anche celesti, perché se qualcuno stato fatto santo avendo cominciato come operaio, io ho cominciato come manovale di 4ª categoria, posso aspirare alla... Assolutamente sì. Parliamo dell'anno più o meno così. 1963. Quindi inizio della Perugina, San Sisto. In questo momento. No, all'inizio, proprio all'inizio, il primo mese a Fontiveggio ancora, facevano i Tenerelli a Fontiveggio ancora. Prima, sì. Esattamente. Sì, sì. Poi siamo riusciti un po' a rovinare quella zona col Broletto, ma questo capita. Sì. E poi successivamente poi, entri, no? Quindi entri ufficialmente. A San Sisto mi fanno fare una prova psicotecnica perché ero iscritto all'università. E un giorno mi chiama la RAI, il caporedattore della RAI di Perugia, dice: ma lei, signor Goti, sì,
ha pensato mai di fare l'annunciatore alla Rai? Dico, ma veramente io voglio fare l'attore. Dico, sì, ma in effetti noi l'abbiamo chiamata perché alla Fonte Maggiore ci hanno detto che il migliore in dizione è lei. E questo lo devo ai miei genitori, appunto, quello che ti dicevo prima. L'addizione è una cosa importante. Sì, e poi hanno fatto il concorso ufficiale dopo queste prestazioni occasionali che facevo e sono stato a Firenze due mesi per fare il corso. Il direttore del corso era Giacomo Devoto, insomma, no? Poi c'era Pieraccioni, c'era Fiorelli, c'era tutta l'elite della glottologia italiana e dell'Accademia della Crusca. Poi ecco, finito gli esami il 5 di agosto, eravamo in 20 e siamo rimasti 6-7 a fare l'esame definitivo. Io l'ho superato e l'8 di agosto sono entrato ufficialmente in Rai come annunciatore alla Rai di Perugia. Quindi hai salutato la perugina. No, mi ha salutato lei perché era successo un po' un contrasto con un capo ufficio che io ho mandato a quel paese per iscritto e quindi grande meraviglia, insomma, no? Qui là di sopra, ma scherzi, ma tu perché fai questo? Vabbè, faccio questo, se questo rompe i colleoni. Bisogna dirlo, tanto noi siamo abituati anche qui, ogni tanto qualche parolaccia, anche se proviamo con la dizione a essere corretti, ma nella dizione c'è giusto. Colleoni no, colleoni, mi ricordo sempre che chiesero, l'imperatore d'Austria chiese a Cavour se poteva fare il calco del colleoni a Venezia, no? E dice, maestà, con tutto il cuore, ma non vorrei che ne avessero avere qualche danno i colleoni, insomma, no? Il cavallo. Va bene, poi da lì, ecco, ho fatto la carriera di annunciatore. L'annunciatore a Perugia voleva dire anche ufficio programmi, quindi la regia, ho fatto la regia di quella per l'Umbria, quindi Pompeo Bossolini. Quindi dentro la RAI a tutti gli effetti. Tanto scusate, voglio cogliere l'occasione perché da poco è mancata una persona in RAI, storico, Leonardo Gioia, lo voglio ricordare con affetto perché persona corretta, persona sempre un grande professionista che si è sempre comportato da vero giornalista. Ecco, scusate la parentesi, ma era secondo me importante dirlo. No, ma io ecco, l'ho conosciuto anche io ovviamente, perché io fino al 99 ero in sede a Perugia, poi dopo come ufficio sono stato trasferito a Roma al pool sportivo come era uno degli 8 registi nazionali per lo sport. Insomma. Per lo sport. Questo... Però ecco, ho lavorato con lui più volte, quindi ecco, ho apprezzato, apprezzavo e tutti apprezzavano i suoi servizi per la precisione e per la lucidità, insomma. Sì. No? E poi per l'incipit, cioè era famoso per come cominciava i servizi, insomma, la creatività del servizio che attira subito l'attenzione del pubblico, insomma, no? E coglieva, coglieva il punto preciso della notizia. Il punto preciso, insomma. È verissimo. Tornando a te il Rai, no? Quindi addirittura annunciatore, ne avrei visti di tutti i colori, immagino. Sì, ho visti di tutti i colori. Poi dopo il fatto della Perugina, ecco, io nel 66 appunto sono stato licenziato, quindi tutti... O te ne sei andato, perché qualcuno, due, ecco. Qualcuno era contento, insomma, no? Ma io non l'ho detto sempre, non che avessi pensato di fare una carriera in Perugina, anche se dopo ho collaborato con la Perugina, ho guadagnato profumatamente, insomma, no? In altro modo, facendo gli audiovisivi, insomma, i documentari che quindi sei tornato da Leone in questo caso. Sì, allora a Fontivegge potevano entrare soltanto i camion per ricaricare le cose e le macchine degli spagnoli e dei buitoni. Quando io dovevo andare dal direttore generale a trattare i contenuti di questi documentari, di questi filmati, comunicavano la targa e io entravo a Fontivegge sotto l'orologio famoso della fabbrica con la mia macchina. Grande soddisfazione. Direi di sì. Piccola ma grande. Direi di sì. Come dicevo, Gino non ha visto tutti i colori, anche noi ne vediamo tutti i colori, bellissimi qui intorno nell'hangar di Mamo, ed è giusto anche raccontare un po' il luogo dove ci troviamo.
Eccoci qui, tornati su Bellezza e Potere. Gino Goti, una persona interessante, piena di conoscenza, di curiosità anche particolari. Siamo passati dal tuo ritorno in Perugina da leone, perché a quel punto la facevi tu da maestro, vero? Alla parte in cui continuavi in Rai a svolgere questa tua funzione di cronista, ma allo stesso tempo non solo a Perugia ma anche a Roma poi hai svolto tutto il tuo lavoro. Ma io tornando in Rai e lavorando prima come annunciatore, poi come regista di qua e là per l'Umbria, con Vicini, con Lucertini, con Ciarfuglia, con La Chiarini, insomma, no, questa gente qui, avevamo fatto la compagnia del teatro dialettale e facevamo gli spettacoli al San Girolamo di venerdì, perché gli altri giorni c'erano sempre programmi televisivi serali interessanti, quindi la gente quindi era meglio non accavallarci, no? Quindi ecco, ho avuto anche questa esperienza di direttore artistico del teatro. Vicini era l'autore, era la mente della compagnia. E poi noi con questi attori della Rai, quella per l'Umbria, giravamo le piazze e facevamo gli spettacoli di piazza, insomma, no? Quindi proprio in mezzo alla gente. In mezzo alla gente. Quindi i complessini degli anni 70 sono tutti passati per questi spettacoli di piazza e molti se ne ricordano. Quelli che suonano ancora ricordano i nostri spettacoli e ricordano me, che li facevo fare, li facevo lavorare di brutto. Dice, però come se magna, perché io la prima cosa che combinavo dopo il prezzo, combinavo una cena dopo lo spettacolo, perché la parte ludica arrivava ci vuole all'ultimo momento, quindi poi toccava subito, allora alla fine bisognava mangiare. E quindi poi erano feste popolari e tutta la gente faceva a gara per portarci il vino più buono. Ah, il formaggio, e che questo è il formaggio, ah, si portò il mio. Tutte queste cose sono ricordi. Beh, sono ricordi belli, soprattutto vissuti in questo momento, quando è ricordato in questo momento, in una situazione in cui non ci si può neanche avvicinare. Certo, no? Ma per stringersi la mano, quindi hanno un effetto ancora diverso. Ma e un po' ci manca questo. Mi ricordo sempre una battuta del teatro in piazza, negli anni, 60, facevamo uno spettacolo San Francesco al Prato, no? Sì. E ci cambiavamo nelle case della gente, del pubblico, insomma, no? Lì. E allora, una sera, una donnina fece con un'altra, prendendo il braccio di uno di noi, oh, è un veri! È vero, questa sono testimone io, è un veri, perché abituati soltanto, mai visto il teatro in piazza, gente del popolo, mai andato magari a teatro, no? Oh, è un veri! Dai, è una cosa emozionante. Guarda, sembra strano, ma succede anche a chi vede i programmi televisivi, che qualche volta sia una reazione strana nei confronti delle persone che stanno in televisione. Succede anche a me nel nostro piccolo, no? Ricordo sempre tra l'altro che la trasmissione va in onda ogni giovedì alle 19.30 su Umbria TV, di seguito su Perugia Today. Io sono Franco Parlavecchio, che ho ideato questo programma insieme a Nicola Bossi, Carlo Sampogna ci riprende come sempre bravissimo e Alberto Spagnolli è il nostro mago dei social. È vero, sai, questa sensazione di trovarci quasi come eterei, no? Non reali, c'è, cioè, è un po' particolare ed è succede forse anche all'attore che uno vede in giro, sa che c'è, ma quando lo tocchi fa tutto un altro effetto. No, ma io recentemente facevo delle riprese per la raccolta dell'olivo, no? Delle olive, e contemporaneamente facevo una trasmissione Umbria TV Giovani e Sport. Ed ero l'esperto di ciclismo, insomma, perché io volevo fare anche... È la tua passione, poi, no? Sì, io volevo correre in bicicletta. Poi, ecco, ho fatto la prova per fare la prova radio telecronisti del 68, e poi, ecco, ho avuto la fortuna e la soddisfazione di fare la regia di tutto il ciclismo, insomma, no? Meno che la Milano-Sanremo, però io ho fatto tutte le classiche, ho fatto... due volte i mondiali che si sono svolti in Italia, una volta il mondiale di ciclocross. Quindi gli eventi più importanti del ciclismo li hai seguiti tutti?
Sì, tutti, Quindi se tutti non quanti. sei riuscito a fare una cosa, diciamo, dentro da protagonista, l'hai fatta comunque fuori. Certo, Un certo, po', certo. è un po' come il tuo ritorno anche in Perugina, no? Quindi sei rientrato da Leone in qualche maniera. Ma Allora, questo è bello però, è bello perché ti dà soddisfazione nella vita. dopo questi spettacoli, nell'84 ho cominciato da Perugia a uscire fuori dal guscio, diciamo, e a fare delle regie esterne all'Umbria, insomma, no? Qui avevo fatto già Umbria Jazz, avevo fatto una trasmissione che faceva dopo Festival di Radio Subasio, insomma, no? Tutte queste cose che si svolgevano qui, anche di sport. Poi nell'84 ero al mare in vacanza, mi chiamano, dice: ma tu ci andresti a fare il Gran Premio Matteotti a Pescara? Dico: a piedi o in bicicletta ci devo andare? Dice, sono Dice: no, 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 pronto, giusto? noleggiamo una macchina. No, vado con la mia, vado, parto subito con la mia. Prendo, sono partito, catapultato a Pescara a fare questo premio, Gran Premio Matteotti, che era una delle classiche più classiche, insomma, del Bene. ciclismo nazionale. E da lì, ecco, è partita anche così, dato che poi ho fatto, per 13 anni, ho fatto il regista del motocross. Questo però a questo punto verso Roma, cioè nel senso Sì. nella Rai di Roma No, hai. no, no, già dall'84 Ah, facevo. ok. Poi dal 99, 1999, sono stato ufficialmente inserito in questo gruppo di registi sportivi A livello della nazionale. produzione di Roma, insomma, no, ufficialmente. Sì, sì, Prima, sì. ecco, collaboravo per tutte, prima c'era Rai sulla 1, su 2, sul 3, no? Era a rotazione, Sì, potevo fare. certo. Poi c'erano dei registi che facevano soltanto l'1, soltanto il 2, soltanto il 3. Quindi si Io specializzavano. stando fuori potevo, mi chiamavano quando c'era da coprire un buco, insomma, no? Che poi tu hai fatto anche programmi televisivi, ho visto quelli che è il calcio, che comunque ormai è diventato un pezzo di normalità, Certo, chiamiamolo così, certo, della certo. nostra Sì, storia. quello che il calcio, quando c'era È il periodo di Fazio? al tempo di Fazio, Fazio, quindi vari certo. personaggi praticamente che sono stati lanciati, no? Sì, io facevo la regia di Everardo Dalla Noce, ma di tutti poi, quando c'era Bartali, quando c'era i politici. Una volta è capitato bellissimo a Firenze che è arrivata vicino a Cecchi Gori una fotomodella famosa. Allora lì ero con i due attori Ceccherini E e Pieraccioni? Piraccioni. Sì, beh, quando facevano uscire film Sì. insieme. Allora, Pieraccioni era seduto sulla postazione e Ceccherini era giù. Allora, questa è arrivata quando la partita era già iniziata, insomma, no? Quindi non avevo previsto la possibilità di un microfono laggiù. Allora, io ho detto, dico: tu Ceccherini, fai Mima, parla con questa signora e poi Mima quello che ti ha detto. Allora è venuta fuori una cosa spastosissima di questi due che mimavano così, no? Beh, poi Ceccherini è uno molto sveglio, Sì, quindi sicuramente su queste cose sì. svelto, Ah, molto oddio, poi svelto. un'altra volta eravamo a Vicenza con Everardo Dalla Noce, no? E allora c'era parecchia gente che giocava il Milan. Allora non ci davano i posti per la nostra postazione. Allora decidemmo di fare questo collegamento con Everardo da un albergo che è su uno dei quattro spigoli, come il Curi, che proprio dava Da sul solo, campo. sì. E allora, ecco, allestiamo tutto, abbiamo fatto un roof garden, insomma, no? Tutte le piante, tappeti verdi, insomma. Poi quando siamo, questo il sabato, la domenica Everardo arriva e dice: no, io voglio andare lassù, sul terrazzino del tubo dell'ascensore, insomma, no? Ha cambiato idea. Ha cambiato scena, e quindi dopo sono andato su a scusarmi con i proprietari dell'albergo, perché hanno fatto Tutto, hanno allestito tutto tutto e poi alla quello che fine. gli avevamo chiesto, hanno portato su di tutto, di tutto, di tutto, e poi è stato utilizzato. Però sono rimasti contenti perché è venuto fuori da dove si faceva questo collegamento, insomma, no? E sono rimasti ricordi, ricordi importanti anche di momenti vissuti
penso spettacolari. Giusto un cenno, perché noi abbiamo di questa puntata la prima e la seconda parte, quindi adesso le curiosità non finiranno, ma giusto un attimo per il tuo libro, no? Tu hai presentato, presentato un libro da poco, che è legato a Amore in quarantena, quindi ragioniamo di una fase più attuale. Sei stato ispirato da questo momento di pausa? Sì, io se in 30 secondi racconto perché scrivo poesie, insomma, no? Io da ragazzo, da sedicenne, già scrivevo delle cose. Poi al classico, al Mariotti, io scrivevo anche sullo Zibaldone. Una volta vado a giustificarmi dal preside, il fichino, Francescaglia, e mi dice: tu sei Goti? E dico: sì, aspetta. Lui giustificava sul corridoio davanti al suo ufficio. Io ho paura, perché mio padre, quando veniva a parlare con i professori, parlava anche con lui, no? Dico: ma io non ho fatto niente, sono stato male, insomma, no? Vieni, accomodati. Fai entrare dentro all'ufficio, siediti. Tremavo. Dice: tu sei Goti? Sì. Quello del cammino rapido ed esitante delle formiche. Avevo scritto una poesia sullo Zibaldone, no? Volute di fumo, e avevo fatto questo paragone tra il fumo di una sigaretta, che è sensibile a ogni minimo soffio d'aria, e quindi e il cammino delle formiche che, no, si spostano così. Allora, praticamente sono entrato anche, lui stava preparando il libro del centenario del classico, e quindi il poeta del centenario del classico del Mariotti sono io, ha scelto tre poesie delle mie. Bellissimo, un'altra grande soddisfazione. Continuiamo a parlare poi del libro nella prossima puntata, nella seconda parte con Gino Goti, che intanto ti ringrazio per questa prima chiusura. Ci vediamo noi tra poco, voi tra una settimana, e sempre ovviamente con bellezza e potere.